nella mia stanza di misteri. Questa sera vi parlerò del più famoso e temuto serial killer della storia, Jack the Ripper, Jack lo squartatore, che agì a Londra nel quartiere di Whitechapel. La sua identità è ancora avvolta nel mistero. Buona visione. Questi fatti di sangue sono così mostruosi. Che la mente umana si volge per così dire istintivamente alle teorie delle forze occulte. I miti del Medioevo risorgono davanti a noi. Vampiri, demoni, lupi mannari, tornano a impadronirsi dell'immaginazione di un pubblico turbato. Est London Advisor, 28 settembre. 1888 La strada ferrata di Blackwall attraversa Whitechapel in tutta la sua lunghezza. Dall'alto delle arcate sulle quali corre la strada ferrata, la vista si spinge comodamente nei segreti di questa miseria. Si vedono donne sparute che si sporgono mezze nude dalle finestre, fanciulli pallidi nel fango dei cortili con i porci inseparabili compagni delle famiglie irlandesi, cenci appesi al di sopra delle vie come per intercettare la luce e il calore, qua e là negli spazi liberi stanno mucchi di rottami e di immondizie, da ogni lato sono stagni fetiti che attestano la mancanza di ogni regola per lo scolo delle acque, ecco, ecco lo spettacolo che presenta Whitechapel a volo d'uccello condizioni quasi disumane, indifferenza verso i bambini e un modo di vita selvaggio. Tutto portò a creare un ambiente che induceva la violenza e la deviazione sessuale. Non è sorprendente che le strutture psicologiche e sociali del XIX secolo produssero il primo serial killer moderno. In quella parte di Londra, fra l'agosto e il novembre del 1888 avvennero cinque uccisioni ad opera di un serial killer che si fece chiamare Jack the Ripper, Jack lo squartatore. Quegli spaventosi fatti di sangue, resi più raccapriccianti da mutilazioni e paurosi strazi dei poveri cadaveri, sono ancora oggi famosi per alcuni elementi che fanno di questo caso uno dei più emblematici nella storia della violenza umana. Il caso di Jack lo Squartatore ha tutto ciò che occorre per colpire l'immaginario oscuro. L'assassino uccise almeno cinque persone in un tempo di lasso breve. Vittime erano solo prostitute, il luogo dei delitti era circoscritto nel quartiere di Whitechapel, L'assassino usava sempre un'arma da taglio con la quale sgozzava e poi sventrava la vittima. Gli omicidi seguivano una sorta di rituale in cui venivano replicate certe azioni. Infine, l'assassino ebbe l'impudenza di scrivere alla polizia, sfidandola a scoprirlo. Nello squallore di Whitechapel, la furia di Jack sembra essere una maledizione. Che si abbatte su quella povera gente dimenticata da Dio e dagli uomini. La prima vittima. Come faceva da alcuni anni lo scaricatore George Cross, alle tre di notte di venerdì 31 agosto 1888 si dirigeva al mercato di Spitalfields, passando per Bucker's Row, quasi davanti al mattatoio di Barber. Cross vide un terra un fagotto, o qualcosa che alla debole luce della sola lampada a gas che si trovava in quel tratto sembrava un mucchio di stracci. Il facchino si stava avvicinando per vedere se ci fosse qualcosa da raccattare. Quando dei passi e un respiro grosso, si rannicchiò, spaventato, in un angolo dell'oscurità, ma vide presto con un sollievo che era un tale John Paul, uno che conosceva. I due si chinarono sul fagotto. Non era un mucchio di panni, era una donna. Corsero a cercare una guardia e nel frattempo, alle 3.45 circa, un poliziotto di ronda, John Neal, trovò la donna distesa a terra, sola. L'agente Neal fu decisivo per stabilire l'ora della morte. Infatti, nel suo giro precedente, per Bucks Grove, alle 3.15 il corpo non c'era. Così la donna era stata uccisa pochi minuti prima che Cross la scorgesse, più o meno tra le 3.20 e le 3.30. Come vedremo, una straordinaria rapidità nell'esecuzione dei suoi mostruosi delitti fu una caratteristica speciale di Jack the Ripper. La donna aveva la gola racerata da orecchio a orecchio. I colpi erano stati dati con forza tale da intaccare le ossa del collo. Il sangue colava ancora. E ciò provava di nuovo il fatto che il delitto era stato commesso da poco. Il ventre era stato aperto da un lungo taglio, dall'inguine fino al petto. Dallo squarcio uscivano gli intestini. L'addome sulla parte destra era stato solcato da tre o quattro tagli, inferti dal basso verso l'alto. Tramite il timbro Lambert Workhouse, ospizio Lambert impresso sulla sottogonna della donna fu possibile risalire alla sua identità era Mary Ann Nichols detta Polly la seconda vittima Annie Chapman nata Smith 48 anni di origine irlandese era chiamata Dark Annie Annie la scura tra le prostitute di Whitechapel non si sapeva come era finita in quella melmosa umanità e lei, a differenza delle sue colleghe, non parlava mai della sua vita precedente. Poco prima delle 6 del mattino dell'8 settembre, John Davis uscì di casa dove abitava al 29 di Ambury Street e vide il corpo adagiato in una piccola rientranza dei muri, accanto ai gradini che conducevano alla porta posteriore della casa. La povera Annie era stata quasi decapitata, il taglio era stato così profondo che l'assassino per non far rotolare via la testa l'aveva legata al collo con un fazzoletto. La donna era stata sventrata, l'utero era stato asportato completamente così come erano state rimosse la vagina e parte della vescica. Terza e quarta vittima. Settembre stava finendo e a Whitechapel stava lentamente tornando la relativa tranquillità di tutti i giorni. La psicosi del maniaco non era affatto spenta, anzi ci furono diversi falsi allarmi che portarono dei disgraziati a rischiare il linciaggio. Come quel tedesco, il quale osservava troppo insistentemente una donna, lei strillò: L'assassino! L'assassino! Aiuto! E una folla urlante quasi ammazzò pugni e calci il poveraccio, colpevole solo di aver fissato una sconosciuta. Il 30 settembre 1888, a luna di notte, a Berner Street, ancora in Whitechapel, fu scoperto il cadavere della 43enne Elizabeth Stride, nata a Gustav Dörter, di origini svedesi, chiamata Lizzy la Lunga. Il corpo era ancora caldo, il sangue scorreva dalla lunghissima ferita che solcava il collo, dalla base a destra del naso, fino alla mascella opposta. Questa volta il cadavere non era stato squartato, ma si comprese subito il motivo. L'aggressore era stato interrotto dall'arrivo di chi scoprì il corpo, ma Terripper non si placò. A Mightree Square, quella notte stessa, 45 minuti più tardi, uccise Catherine Edwes con il solito taglio alla gola. Con tutta calma, indisturbato, sebbene ad appena 300 metri di distanza dalla vittima precedente, mutilò il cadavere come non aveva mai fatto prima. Sfreggiò il volto con un largo taglio a V, tagliò il naso e il lobo di un orecchio, squarciò la palpebra destra e aprì il ventre dall'inguine allo sterno, estraendo tutto il contenuto della pancia che venne posato sulla spalla destra. Gli organi genitali erano stati asportati mentre rene sinistro e fegato lasciati sul cadavere erano tagliuzzati. La polizia brancolava nel buio. Mai come in questo caso tale espressione era opportuna. Eppure, con gli ultimi rinforzi, quasi 600 poliziotti erano stati destinati a pattugliare Whitechapel. Tuttavia Jack lo squartatore pareva un'entità incorporea, inafferrabile, invisibile, silenzioso. La sua velocità nell'uccidere e nel mutilare era sbalorditiva. La polizia fece girare nella zona a rischio alcuni agenti travestiti da donne, ma nessuno abboccò al tranello. Lettera dall'inferno. Il 16 ottobre 1888 George Lask, a quel tempo presidente della commissione di vigilanza di Whitechapel, ricevette una lettera imbucata il giorno precedente. La lettera era contenuta in una scatola di cartone larga circa 10 cm. Oltre al foglio, Lask trovò qualcosa che a prima vista apparve come un pezzetto di carne spugnosa di un tetro rosso mattone. Gli esami del dottor Openshaw giunsero alla conclusione che quel pezzo di carne era con ogni probabilità una parte del rene di Catherine Edwards. Il testo è il seguente: Dall'inferno. Signore, vi spedisco metà del rene che ho preso da una donna. L'ho conservato per voi. L'altro pezzo l'ho fritto e mangiato, era molto gradevole. Posso mandarvi il coltello insanguinato con cui l'ho tolto se soltanto aspettate ancora un po'. Firmato: prendetemi se potete, signor Lask. Quinta ed ultima vittima. Il venerdì 9 novembre 1888 John McCarthy mandò un suo fattorino, Thomas Boyer, al 13 di Millers Court, un vicolo che sbocca in Dorset Street. Doveva riscuotere sei settimane d'affitto da Mary Jane Kelly. Era questa una prostituta venticinquenne a cui la miseria e lo squallore dei bassi fondi non avevano del tutto cancellato una certa bellezza. Mary era alta. È ben fatta, con i capelli rossi e gli occhi azzurri. Boh here. Poco dopo le 10.45 bussò ma nessuno rispose. Allora si mise a guardare dentro casa dalla finestra. Era al piano terra e dava sulla strada. E scorse sul letto qualcosa che gli sembrò un fagotto di panni sporchi. Due tendine o piuttosto due stracci che lo erano stati velavano una finestra, i cui vetri erano rotti da diverso tempo. Così, spingendo la mano dentro il varco, scostò le tendine. E quello che vide lo terrorizzò. Ritrasse il braccio con tanta furia che si tagliò nel vetro scheggiato. Urlò, scappò via, gridando. Sul letto giaceva una poltiglia di carne da cui biancheggiavano alcune ossa messe allo scoperto. Mary era stata devastata a colpi di coltello. Solo a fatica si riusciva a comprendere che quella massa in forma era stato un corpo umano. Il volto era stato sfigurato con decine di colpi rabbiosi, la gola era stata recisa da orecchio a orecchio, il corpo era stato squartato, stomaco e viscere erano stati aperti e sparpagliati. Il fegato era stato posato sulla coscia destra, che era stata tagliata fino all'osso, utero e vagina erano stati asportati, e sul tavolino accanto al letto erano stati deposti i seni, il cuore, i reni. Sui muri c'erano ampie macchie di sangue, il materasso ne era inzuppato. Il giudice Roderick MacDonald aprì e chiuse l'inchiesta per la morte di Mary Kelly in un sol giorno. Tanto inspiegabile rapidità portò a lacune e a trascuratezze davvero straordinarie. Perché tanta fretta nel chiudere l'indagine? Forse perché si cercava di coprirla più presto l'inettitudine della polizia? O forse perché la vittima era in fondo una donna perduta e quindi non le si poteva dedicare troppo tempo? O c'era dell'altro che non poteva essere detto? McDonald, al termine della rapidissima inchiesta, fece una strana dichiarazione. Ci sono elementi che non ho voluto prendere in esame in questa sede, perché rendendo subito pubblico ogni fatto concernente questo mostruoso delitto, potremmo ritardare il corso della giustizia. Parrebbe cioè che le autorità di polizia ai massimi livelli disponessero di informazioni decisive per gestire il caso. Con i primi giorni di dicembre 1888 venne sospesa ogni attività di pattugliamento straordinaria in Whitechapel. Perché? Come poteva Scott Yard affermare con certezza che il caso di Jack lo Squartatore era chiuso? Albert Berkett faceva parte del comitato di vigilanza nel quartiere dei delitti. Anni dopo, Barkert raccontò mi dissero allora che si potevano sciogliere tranquillamente la pattuglia del comitato di vigilanza, perché la polizia aveva la certezza che lo sventratore era morto. Il sospettato numero uno era McNaghan Montag John Druitt, di cui così egli scrisse. Un medico di 41 anni di ottima famiglia scomparve all'epoca del delitto di Miller's Court e il suo cadavere fu trovato nelle acque del Tamigi il 31 dicembre, cioè 7 settimane dopo il suddetto delitto. Ciò che colpì sfavorevolmente fu il fatto che Druiti si suicidò poco dopo l'omicidio di Mary Kelly. Questa coincidenza venne letta come insopportabile rimorso per l'ultimo delitto. Ma il caso non si può dire affatto chiuso. Alcuni ricercatori moderni hanno scoperto che Druid giocò a cricket nelle giornate immediatamente successive ad alcuni delitti. Come poteva essere di notte a Whitechapel e la mattina successiva poche ore dopo delitti così ripugnanti avere la lucidità e la prontezza per giocare e spesso vincere? Ma ci sono tanti tanti altri sospettati. Alcuni storici hanno aperto una pista indagine a dir poco sensazionale. Jack the Ripper sarebbe stato Alberto Vittorio Cristiano Edoardo, duca di Clarence, primogenito di Edoardo, colui che sarà Re Edoardo VII e nipote diretto della regina Vittoria. L'uomo destinato al trono d'Inghilterra era il bestiale squartatore di prostitute? L'ipotesi appare francamente sbalorditiva e le pezze d'appoggio sono lacunose, miscelando ipotesi e ricostruzioni suggestive, ma del resto è proprio quello che ci aspetteremmo, cioè il silenzio più tenace in un caso di omicidio che coinvolgesse un membro della dinastia regale. Secondo i sostenitori di quella che è chiamata The Royal Conspiracy, esisterebbe una variante della vicenda in cui le cinque prostitute di Whitechapel vengono uccise non a caso, ma scelte ad una ad una. Il motivo? Erano a conoscenza del fatto che Alberto Vittoria aveva sposato segretamente una loro collega e per evitare che trapelasse l'enorme scandalo vennero eliminati in modo così atroce da far cadere i sospetti su un pazzo. Ma in questa ricostruzione cosa c'è di vero? Basterà però osservare: in tutti i tempi, chi poteva creare seri problemi ad una casa regnante veniva fatto sparire in modi molto più rapidi e semplici. Inutile dire infine che non vi è la minima prova documentata di un improbabile matrimonio fra un erede al trono inglese e una prostituta che viveva nel più sordito quartiere dell'Est End. Ancora, dalle cronache di corte possiamo sapere con certezza che Alberto non era a Londra quando avvenivano i delitti di Whitechapel. Severin Antonovich Klovoski, che cambiò il proprio nome in George Chapman, quando arriva a Londra, dalla natia Polonia, Aveva un viso che faceva paura, sguardo corrucciato, occhi affossati sotto una fronte bassa e sfuggente, baffi lunghi, neri, spioventi che rendevano i zigomi ancora più marcati e ossuti. Chapman aveva il physique du dell'assassino ed era un assassino. finimpiccato impiccato il 7 aprile 1903 per aver avvelenato tre mogli, una dopo l'altra. Ma era anche Jack lo squartatore? Chapman sapeva maneggiare il rasoio, era barbieri. Aveva avuto pratica chirurgica perché aveva lavorato in un ospedale a Praga come assistente e nell'esercito russo era stato abilitato a salassi e piccoli interventi. Chapman aveva grossi mustacchi e diversi testimoni avevano visto un uomo con grandi baffi accanto a un paio delle vittime. Chapman era ambidestro, caratteristica che alcuni investigatori attribuivano a Jack in base ai referti autoptici. Chapman aveva ucciso col veleno le sue tre mogli, ma questo semmai lo metteva a riparo dall'accusa di essere lo sventratore. Perché nel suo modus operandi non c'era mai stata tanta violenza, tanta forsennata brutalità. I serial killer seguono un modo di uccidere costante, non cambiano così vistosamente la loro follia assassina. Un altro grande sospettato fu Francis Tumblety. Un tipo bizzarro, oscuramente bizzarro. Per il grosso pubblico il suo nome entrò nell'affare Jack lo Squartatore nel 1913, quando l'ispettore capo di Scotland Yard John Littlechild lo indicò in una lettera privata poi scoperta dagli storici come il più probabile indiziato. Tumblety era nato verso il 1830, non sappiamo dove. Ciò che maggiormente richiamò su di lui l'attenzione di squadra Yard fu la testimonianza di un tal colonnello Dunham che quando Tumblety si trovava ancora in America fu invitato a cena in casa sua. In una dozzina di ampolle Tumblety conservava uteri di donne di un inceto sociale. Come spiegò l'attonito visitatore, Tumblety spiegò questa sua raccapricciante raccolta come una ricerca scientifica. Inoltre, aveva una corporatura che poteva corrispondere alle descrizioni fatte dall'assassino, tarchiato, scuro di pelle con enormi baffi. Era lui l'uccisore di Whitechapel? Scott Layard pareva crederlo, tanto che inviò in America un ispettore per cercare di svolgere nuove inchieste su di lui. In vano, perché Tamlety morì nel 1903, portando con sé nella tomba il suo segreto, qualunque esso fosse. La famosissima giallista miliardaria Patricia Corwell, in un suo libro, disse di aver scoperto l'identità di Jack lo Squartatore, secondo lei era un pittore, un certo Walter Richard Sigert. La teoria della giallista non è accettata da molti ricercatori, che la definiscono piuttosto un esempio di saggistica romanzesca, molto romanzesca. Ma realmente? Quante donne uccise Jack lo squartatore? Le cinque sventurate di Whitechapel sono le vittime canoniche di Jack. Ma in quel tempo, sia prima che dopo i delitti, avvennero altri crimini che presentano caratteristiche le quali possono essere ricondotte al serial killer. Almeno oltre 12 donne fra il 1888 e il 1891 furono uccise e spesso mutilate in zone vicine a quelle delle altre cinque prostitute scannate. Jack lo Squartatore o furono i suoi folli epigoni? Jack lo Squartatore non è stato il peggior serial killer della storia, eppure il suo nome è ancora oggi sinonimo di violenza allo Stato puro. Quasi un buco nero che assorbe e disperde la natura umana. Jack the Ripper sembra aprire il secolo dell'orrore. Alla fine dell'Ottocento, la morte irrompe nella società come la tragedia di una mente sconvolta e fino ad oggi la sua identità rimane avvolta nel mistero.